Oggi vediamo quali tende scegliere per arredare un soggiorno moderno. Vi suggerirò 5 tipologie di tende che secondo me possono essere perfette per decorare un ambiente moderno. Ciao a tutte, benvenute, bentornate in un nuovo video. Io sono Laura, qui voglio darvi delle idee per creare un ambiente che rifletta la vostra personalità con uno stile unico. Iniziamo con le 5 tipologie di tende che voglio suggerirti per arredare un soggiorno moderno, per dare carattere alla parete e all'ambiente che le ospita. Per prima cosa voglio ricordarti che la lunghezza e la larghezza delle tende devono essere proporzionate. I teli troppo stretti non creano armonia alla parete e non creano un ambiente elegante. Una giusta proporzione delle tende fa la differenza. Quali sono le tipologie di tende adatte per un soggiorno moderno? Le tende per un soggiorno moderno si differenziano per l'essenzialità delle linee e delle forme. Una tipologia molto usata di tenda per un soggiorno moderno è la tenda a pannelli geometrici. Sono tende molto essenziali dalle linee e dalle forme. Permettono di coprire anche grandi vetrate e non appesantiscono l'ambiente. Questo tipo di tenda è montato su binario a soffitto o a parete. Con tanti binari, quanti sono il numero dei pannelli? I pannelli sono minimo 2, dai 2 è più pannelli. Si possono usare diversi tipi di tessuto. Le tende a rullo sono indicate per qualsiasi tipo di ambiente moderno o minimal. Sono pratiche e funzionali negli spazi grandi e negli spazi anche piccoli. Anzi, negli spazi piccoli la loro leggerezza dona ampiezza all'ambiente. Sono montati su una guida metallica e si azionano manualmente o elettricamente. Per confezionare queste tende vengono utilizzati dei materiali tecnici oscuranti come il PVC, oppure si possono utilizzare questi sistemi a Venezia. Per un ambiente contemporaneo e moderno, la mia preferita è la tenda morbida a caduta libera dal soffitto al pavimento. Tende sfiorano il pavimento oppure si può aggiungere qualche centimetro in modo tale che la tenda, battendo sul pavimento, crea un leggero strascico. Perfette per un ambiente moderno, contemporaneo, sia formale che informale. In questo caso, secondo me, ci si può sbizzarrire con i tessuti, si possono utilizzare tessuti come il lino, il cotone, ma anche il velluto, oppure materiali come il poliestere hanno un'ottima resa, un costo non elevato e al tatto, alla vista, potrebbe sembrare un lino. Questo tipo di tenda può essere confezionato con un sistema wave che è molto di moda. Nel sistema wave si crea un'onda più o meno ampia, scorre su un binario. Un altro sistema di tenda a caduta morbida è quello a piega piatta oppure a cannoncino. Nella piega a cannoncino le pieghe creano una leggera svasatura sulla tenda. Questo sistema funziona sia con il bastone che a scorrimento. Nella tipologia a occhiello ci sono dei cerchi che scorrono su un bastone e anche in questo caso si può ottenere un effetto elegante in base al tipo di tessuto che si vuole scegliere. Se si sceglie il velluto è molto più elegante di un cotone, oppure si può anche scegliere un lino molto fresco, molto morbido, che crea un ambiente armonico, fresco e grintoso. Per chi non ama le tende morbide a caduta dal soffitto al pavimento, una soluzione è il pannello a pacchetto semplice o steccato. Vanno benissimo per un ambiente moderno, minimal e contemporaneo, anche informale. Sono tende tese che cadono dall'alto. Hanno un aspetto pulito e ordinato. Possono essere raccolte in modo piuttosto morbido, dal basso verso l'alto, con il sistema semplice o steccato. Le tende hanno un sistema di cordine che scorre dietro e ci permettono di alzarle. Possono essere attaccate con un velcro
velcro sull'infisso oppure a soffitto. Ci si può sbizzarrire anche qui, possono utilizzare tessuti dai colori naturali, tessuti morbidi, tessuti in cotone, tessuti in lino, in poliestere dai colori naturali oppure anche dai colori accesi, dipende tutto dal tipo di ambiente in cui si va ad inserirle. Un'altra soluzione è quella di evitare di mettere una tenda. Per esempio, se hai una bella finestra, una finestra molto ampia, una finestra anche antica, hai un paesaggio davanti a te mozzafiato, non hai nessuno che ti sbircia in casa, oppure vuoi sottolineare un particolare importante della tua casa, sei sempre in tempo ad aggiungere una tenda. Il consiglio che mi sento di darti, finale, è quello di scegliere un colore della tenda che sia in nuance con i colori presenti nel soggiorno. Optare magari per un sottotono in modo che l'ambiente risulti elegante, equilibrato e in armonia. Ragazze, per oggi è tutto. Spero tanto che questo video vi sia stato utile. Se così fosse, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se vi va. Vi auguro una buona giornata, una magica giornata e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!